Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1 milione 900 mila, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 mila voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. Il 18 aprile del 1948 è stata una data importante per la nostra Italia. Sono passati 70 anni appunto dalle elezioni, le prime vere elezioni politiche italiane che dettero il là nel dopoguerra alla democrazia italiana. Indubbiamente fu una data decisiva. Il paese fu chiamato per la prima volta a una scelta politica che toglieva di mezzo la diarchia che della monarchia e la diarchia del fascismo. Cadute la monarchia, caduto il fascismo, evidentemente si trattava di stabilire la politica a venire e la collocazione internazionale dell'Italia. Quindi l'Italia fece due scelte. Uno, quello della democrazia parlamentare. Non c'era più lo statuto albertino, ma c'era invece la nuova Costituzione repubblicana. E l'altra scelta che fu decisiva fu quella che era finita la cogestione provvisoria del paese da parte del CLL. Cioè, significa che la collaborazione delle forze antifasciste che avevano preso in di fatto, si erano sostituiti agli alleati, si erano sostituiti agli americani e agli inglesi in Italia, è avvenuto in quel momento. In quel momento abbiamo avuto una scelta decisiva. La scelta decisiva non fu indolore, quella fu una campagna elettorale molto difficile e molto travagliata. Da allora si ebbero conseguenze. Una delle prime conseguenze fu intanto la collocazione netta, indubitabile, decisiva dell'Italia nel campo occidentale. Indubbiamente nel tempo si è rivelata positiva e si è rivelata vittoriosa e accettata ormai da tutti. Il problema nostro in questo momento è come ci stiamo in questo Occidente e in questa Europa, e non mi pare che ci sia una prospettiva di governo, questo immediato, idonea a rassicurare gli italiani.